Amici di Antenna Sud, buona domenica e ben ritrovati a una nuova puntata della trasmissione religiosa Il Verbo e la Parola, in onda su Antenna Sud tutte le domeniche mattina per approfondire e commentare il Vangelo. Vangelo che abbiamo appena ascoltato dalla messa trasmessa in diretta dalla Basilica di San Nicola di Bari. Oggi, domenica 18 settembre, 25esima del tempo ordinario, il colore liturgico è il verde. E il brano evangelico è tratto da Matteo, dove c'è la notissima parabola che Gesù racconta ai suoi discepoli, dove dice che il vignaiolo paga l'operaio della prima ora con lo stesso importo dell'operaio dell'ultima ora. Ad introdurre, secondo il Maestro, in questo caso il Messia, il concetto di giustizia divina che evidentemente non è uguale a quello umano. Infatti Gesù conclude questa parabola dicendo: «Ma perché sei invidioso in quanto io sono buono?» È un concetto di bontà e di giustizia che l'uomo non conosce a motivo del peccato originale, che Gesù invece introduce e che fa immaginare che sono le categorie e i criteri del giudizio universale nel regno di Dio. Ma per approfondire questo importante aspetto del Vangelo, lasciamo la cripta della cattedrale di Bari, dedicata a Santa Maria Assunta, questo bellissimo abside laterale con la tela del XVII secolo che ritrae l'arcangelo Michele mentre uccide il demonio, e rechiamoci qui a pochi passi in arcivescovado ad incontrare Sua Eccellenza Monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo della diocesi di Bari Bitonto e presidente dei vescovi pugliesi. Adoro te le fonte, latens deitas. E anche questa domenica mattina siamo in arcivescovado, ospite di Sua Eccellenza Monsignor Cacucci. Intanto buona domenica. Buona domenica e che tutti possiamo vivere il giorno del Signore con gioia. Cominciamo il commento al Vangelo con la prima domanda. Anche questa domenica abbiamo letto una nuova parabola di Gesù sul regno di Dio. Perché Egli ha insistito così tanto su questa realtà ultraterrena? Il regno di Dio non è per sé una realtà solo ultraterrena, perché Gesù ha detto: il regno di Dio è in mezzo a voi. Ma il regno di Dio fa parte della storia della salvezza e del momento finale che vedrà raccolti, ci auguriamo, tutti gli uomini per la salvezza universale. E il Concilio ha voluto sottolineare come nemmeno la Chiesa si identifica con il regno di Dio. La Chiesa, cioè la comunità dei battezzati, che sotto lo sguardo e la guida degli apostoli e dei successori degli apostoli si sforzano di essere fedeli agli insegnamenti del Vangelo e ai comandi del Signore, e che vivono l'esperienza dell'ascolto della parola, della celebrazione dei sacramenti, della vita di comunità. La Chiesa non fa se non essere, dice il Concilio, seme, germe del regno di Dio. Il regno di Dio si realizzerà pienamente, e questo è vero, alla fine dei tempi. Dice il documento sulla Chiesa del Vaticano II, quando da Abele, dal giusto Abele, fino all'ultimo eletto, ci incontreremo nel regno eterno e universale. Allora Chiesa e regno di Dio si incontreranno. Adesso la Chiesa aiuta ad entrare nel Regno, è il Regno di Dio qua giù che aiuta tutti ad entrare nel Regno. Perciò questa immagine suggestiva del popolo di Dio pellegrinante in questo mondo e che va verso il Regno Eterno Universale, cioè verso questa salvezza, questa felicità finale, questo credo che debba accompagnare ogni domenica noi,
perché durante la celebrazione dell'Eucaristia noi annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la sua risurrezione nell'attesa della sua venuta. Gesù è in mezzo a noi, ma deve ancora venire pienamente nel nostro cuore, nel cuore di tutti gli uomini e in questo mondo, per riscattarlo dal peccato e salvarlo in modo definitivo nella risposta di tutti noi. Come si dice nel Vangelo, quella frase breve ma efficace, il famoso già e non ancora, è a questo senz'altro che faceva riferimento. È proprio già e non ancora, il regno di Dio è già in mezzo a noi, però da parte del Signore c'è tutto il dono, noi dobbiamo appropriarcene e per questo dobbiamo seguire Gesù nell'ascolto della sua parola e nella vita dei sacramenti e della carità. Una seconda domanda. Oggi al centro del Vangelo troviamo la bontà contrapposta all'invidia. Tutti purtroppo sappiamo cos'è l'invidia, ma pochi praticano e sperimentano la bontà. Perché? Noi non possiamo mai entrare nel cuore degli uomini. Siamo una sorta di impasto tra sentimenti buoni e poi anche sentimenti legati alla malvagità. E l'invidia è uno di questi sentimenti che non ci aiuta ad espandere pienamente in libertà il nostro cuore. Ci fa guardare agli altri come a dei nemici, a degli ostacoli, non a dei fratelli con i quali camminare insieme. E questo credo che è il compito che noi dobbiamo sempre assumerci nell'ambito della nostra vita cristiana e dobbiamo sempre inculcare soprattutto alle nuove generazioni. L'invidia non è se non non godere del bene degli altri. Che cosa fa il Signore? Il Signore invece dice: ma tu che perché guardi a coloro che hanno ricevuto di più con invidia? Ti dispiace che io sono buono? Molte volte questo può accadere nelle famiglie. Penso all'eredità, quando ognuno dei figliuoli magari si rivolge con dispetto ai propri genitori per sottolineare che il proprio fratello, la propria sorella ha avuto di più. Quante sofferenze, quante lacerazioni nelle famiglie. Molte volte si tratta di presunzioni, però alla radice forse c'è questa invidia che rode continuamente il cuore. Un consiglio perché non è un bene essere invidiosi e un consiglio perché è bene essere operatori di pace e di bene nel mondo. Quando uno vive l'invidia, non riesce a godere dei doni che già possiede. Quando uno invece gode del bene degli altri, si accorge delle cose belle che possiede. Grazie. Un'ultima domanda. Gesù paga l'operaio della prima ora, così come abbiamo sentito nel Vangelo, con la stessa somma che dà anche a quello dell'ultima ora. Perché secondo lui, cioè secondo Gesù, questo non sarebbe un'ingiustizia? Perché noi ragioniamo secondo il criterio della giustizia distributiva. Soleva ripetere questo grande sacerdote educatore, Don Lorenzo Milani, che la peggiore ingiustizia è quella di trattare in modo uguale coloro che sono diseguali. Porto un esempio. In una famiglia, un papà e una mamma non devono trattare i figli allo stesso modo. Molte volte sento questa espressione: io li tratto tutti allo stesso modo. Non sempre questo è possibile. Se in una famiglia un figliuolo ha una malattia, un limite, i genitori, che pure amano con un cuore senza confini i propri figliuoli, devono avere un atteggiamento
di particolare attenzione, di privilegio nei confronti di chi è più debole, nei confronti di chi è malato. Se i fratelli o le sorelle si lamentassero, agirebbero come questi operai che non sono contenti del volto buono di Dio. Grazie Eccellenza anche delle parole che ci ha detto oggi e ci vediamo domenica prossima. Arrivederci a domenica prossima. E la trasmissione continua con la rubrica La prossima settimana accadde. Adoro te le fonte, la e siamo ritornati per la seconda parte della trasmissione con la rubrica La prossima settimana accadde proprio nella cripta dove vi avevamo lasciati prima di andare in arcivescovado, nella cripta della cattedrale di Bari. Il 24 settembre del 622 Maometto completa il suo viaggio dalla Mecca a Medina. Questa data è molto importante, il 622 d.C., perché segna il primo anno del calendario islamico. Infatti i musulmani sono appena, si fa per dire, nel 1432, perché sono passati giusto 1432 anni da quando Maometto fondò la religione islamica. Però c'è un distinguo che va fatto, il calcolo non è così puro, semplicemente perché mentre il nostro calendario, quello gregoriano, quello che usa la Chiesa Cattolica e quello che si usa in tutto il mondo, è un calendario solare, il calendario islamico invece è un calendario lunare. E naturalmente l'anno lunare, essendo più corto di quello solare, evidentemente ogni anno perde una decina di giorni, però questo vuol dire che nell'arco degli anni e dei secoli si perde più di qualche settimana, addirittura mesi, per non parlare di anni. Tuttavia, dal 622 Maometto fonda l'Islam, fonda nel contempo anche il primo anno del calendario islamico e naturalmente da lì si diffonde la religione musulmana che in pochi decenni conquisterà tutto il Nord Africa e buona parte del Medio Oriente. Adoro te le fonte, la il santo della settimana. Il 21 settembre la Chiesa ricorda e festeggia San Matteo Apostolo. Di nome Levi, viveva a Cafarnao in Galilea, al nord di Israele, ed era un pubblicano, cioè esattore delle tasse per conto dei romani. Matteo seguì Gesù con grande entusiasmo, liberandosi dei beni terreni. Fu proprio lui a scrivere nel suo Vangelo le parole di Gesù: «Quando dai l'elemosina, non deve sapere la tua sinistra quello che fa la destra», affinché la tua elemosina rimanga nel segreto. Come è noto, il Vangelo di Matteo è rivolto soprattutto agli ebrei e vuole dimostrare che Gesù è il Messia, che realizza le promesse dell'Antico Testamento. Probabilmente Matteo morì di morte naturale, anche se fonti poco attendibili lo vogliono martire in Etiopia. E concludiamo la trasmissione con la frase da meditare. Le convinzioni, i preconcetti e le teorie, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità. La realtà, sovente, si dimostra più fantasiosa della più stravagante fantasia. E con questo è veramente tutto, a me non resta che darvi appuntamento domenica prossima per una nuova puntata della trasmissione Il Verbo e la Parola, sempre su Antenna Sud e alla stessa ora. Buona domenica.